boato del 15-40. Canè, lo spunto vincente, la voglia di arrivare. Guarda insistentemente Panatta. Due match point a disposizione. Due attimi per la gloria. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Panatta, davvero lo abbraccia con commozione. È una vittoria incredibile. Abbiamo assistito ad un incontro talmente intenso, carico. Alla fine Canè è riuscito a superare anche se stesso. 1 ora e 9 minuti nella prosecuzione, 7-5. Guardate la gioia, sembra quasi di aver vinto la Coppa Davis, non di aver superato il primo turno. Ma la gioia è legittima, è incredibile, perché questa prosecuzione quasi scritta da Hitchcock ha avuto nei momenti davvero drammatici da un punto di vista sportivo. È una vittoria voluta con il cuore da tutta la squadra, una voluta... È stata presa per mano questa squadra da Canè, che ha portato ben 3 punti, ma tutta la squadra ha dato il massimo apporto. Sembra essere tornata ai tempi di Panatta, Zuccarelli, Bertolucci, Barazzutti. È una vittoria che i tennisti azzurri hanno voluto a tutti i costi. Mi fa segno Paolo, che ha visto il mio gesto d'invito. Naturalmente aspettiamo per intervistare un po' tutto il clan, se lo meritano veramente, anche noi professionisti da tempo in questo genere abbiamo sentito la gara, non lo neghiamo. E cori di vittoria, sentite, arrivano dall'alto delle tribune. E questo è il 17° incontro tra Italia e Svezia, il più bello, l'11° successo, quello voluto. La Svezia era favorita, Panatta però non nascondeva incredibili speranze di vittoria. A un tracollo Canè viene trasportato di peso, Narciso è con lui, adesso cerchiamo di avvicinarlo se possibile.